Ciao a tutti da Vittorio. Partiamo con un presupposto. L'operazione di Matteo Cancellieri alla Lazio mi piace tantissimo, ma mi lascia perplesso. La Lazio, lo sappiamo tutti, aveva altre priorità, molto più urgenti dell'esterno d'attacco. Perché la Lazio ha bisogno di, secondo me, due difensori centrali. Poi c'è il problema portiere, magari ci sarebbe un terzino. Insomma, perché prendere un'ala d'attacco anziché il difensore centrale? E poi c'è l'altro dubbio. Da un mese circa ci dicono che la Lazio non chiude l'operazione Romagnoli perché deve vendere Acerbi, ma allora perché può pagare 7 milioni Cancellieri senza vendere nessuno? Il Verona vuole 8 milioni per Casale. La Lazio non può prendere Casale perché deve vendere qualcuno, però poi c'hai 7 milioni o 7 milioni, 8 milioni, 7 milioni più bonus per prendere Cancellieri, che non è il tuo obiettivo principale, perché devi prendere un difensore centrale. Perché la Lazio ha i soldi per prendere Cancellieri e non ce l'ha per prendere Casale? Sono punti interrogativi che credo che attanagliano tutti i tifosi della Lazio. Anch'io mi chiedo perché la Lazio deve fare questa operazione e non fa l'altra. L'altra domanda, da un mese Pedulla e tutti gli altri ci dicono che la Lazio deve prima vendere e poi comprare. E allora perché abbiamo preso Gila e soprattutto Cancellieri pagandolo 7-8 milioni? L'operazione in uscita vale solo per i difensori? Solo per prendere un difensore dobbiamo cedere qualcuno? Non vale per tutti? Non lo so. Onestamente sono confuso. Ci sono alcune operazioni nel mondo del calcio che non si spiegano, o meglio, hanno un senso, ma non tutti sanno le motivazioni. Ci sono varie opzioni da analizzare in questo caso. A mio avviso, la prima è che la Lazio ha fatto un favore al Verona. Magari Scaligeri dovevano aggiustare il bilancio prima del 30 giugno e per farlo dovevano vendere un giocatore a 7 milioni di euro. Sassuolo offriva solo 6, Setti, che è grande amico di Lotito, ha chiesto a Lotito un favore e Lotito gli ha fatto questo favore, gli ha dato questi 7 milioni per aggiustare il bilancio prima del 30 giugno e così il Verona ha aggiustato il bilancio. Ovviamente poi Setti restituirà questo favore alla Lazio. Io mi auguro magari uno sconto per Casale o uno sconto per Ilic, non lo so, però potrebbe essere una cosa del genere. Del resto, andando indietro, ci ricordiamo che Roma e Inter spesso negli anni passati vendevano giocatori prima del 30 giugno per aggiustare, tra virgolette, il bilancio dell'anno chiuso e poi poter fare calciomercato. Insomma, credo che il Verona avesse necessità di vendere un giocatore e incassare 7 milioni prima del 30 giugno e la Lazio gli ha fatto questo favore. Ovviamente poi la Lazio chiederà la restituzione di questo favore, magari uno sconto per Casale o uno sconto per Ilic. Potrebbe anche essere che semplicemente il Verona non era contento dell'offerta del Sassuolo e volesse di più per la cessione di Cancellieri e ha chiesto all'Udito di fare una controfferta per alzare il prezzo del cartellino del calciatore. E Lotito gli ha fatto questo favore, in cambio spera di avere uno sconto per Casale o Ilic. Insomma, credo che sia un favore fra Lazio e Verona. Però resta sempre un grande dubbio, no? Insomma, dal punto di vista della Lazio, prendere un'ala prima di un difensore centrale non ha molto senso. Il difensore era e resta la priorità di questa squadra, ma a volte le cose cambiano per aiutare un amico. Sono convinto che questa operazione faciliterà la Lazio per l'acquisto di Casale o Ilic. Nel calcio queste cose sono all'ordine del giorno, quindi non ci dobbiamo scandalizzare. Non solo le fa la Lazio, la fa la Roma, la Juve, eccetera, eccetera. L'altra opzione è che in realtà la Lazio ha già in mano Romagnoli e aspetta solo l'uscita di Vavro per ufficializzare questo colpo. Potrebbe anche essere, del resto la Lazio ha preso in 2 giorni Gila, ormai siamo ai dettagli, dicono, e Cancellieri. Due operazioni in entrata. È vero, la prima è un prestito, però l'altra la Lazio ha sborsato 7 milioni di euro. Oppure l'opzione più negativa, se volete, è che la Lazio ha già venduto un top player. Magari Luis Alberto ha già chiuso col Siviglia, oppure Milinkovic-Savic potrebbe essere già ceduto al Chelsea e la Lazio non rende pubblica la notizia per non vedere prezzi alzati e nel frattempo sta comprando i giocatori con i soldi incassati dalla cessione di Luis Alberto o Milinkovic-Savic. La notizia uscirà più tardi in modo tale che le squadre avversarie non alzano i prezzi perché dicono: ha incassato 80 milioni da Milinkovic, allora il giocatore che varrebbe 7 io te lo offro a 10 perché so che hai i soldi. Magari è questa la realtà. La Lazio ha già incassato i soldi di un top player e quindi li sta usando prima di ufficializzare questa cessione. Anche questa è un'opzione da considerare. Sarebbe bello se alla Lazio qualcuno parlasse e spiegasse la situazione, ma sappiamo benissimo che non succederà mai. La domanda resta però: perché la Lazio deve prima cedere e poi acquistare e poi magicamente spuntano 7-8 milioni per Cancellieri, ma non si può chiudere l'operazione Casale? A proposito di Casale, ieri sembrava fatta per Casale al Monza, il giocatore ha detto di no. Il giocatore ha rifiutato l'offerta del Monza e la trattativa è crollata.
come vi dicevo ieri, Casale sogna ancora la Lazio. Del resto, con tutto rispetto per il Monza, se ti chiama la Lazio è un altro livello rispetto al Monza, anche se il Monza sta facendo una bellissima squadra. Casale aspetta la Lazio, ma mi domando se l'acquisto di Cancellieri allungherà l'attesa per l'arrivo di Casale o invece lo velocizzerà. Insomma, ricordiamoci, la Lazio ha fatto tra virgolette un favore a Verona, probabilmente, e questo dovrebbe aiutare le successive trattative fra Verona e Lazio. Quindi magari questo accelererà l'arrivo di Casale alla Lazio. Oppure no, magari Tare era innamorato di Cancellieri, ha visto che c'era la possibilità di fare questo colpo e l'ha fatto fregandosene anche del bilancio. Chiudo con questa riflessione, insomma, bisogna rispettare il bilancio, bisogna prima vendere per comprare solo con alcuni giocatori o vale sempre? Perché mi sembra che per Cancellieri non abbiamo venduto nessuno, per prendere Romagnoli o Casale, che secondo me restano le priorità di questa Lazio, bisogna prima vendere. Ecco, questo è il punto interrogativo che mi tormenta da ieri sera, insomma non riesco a capire. Io sono sempre della stessa idea. Prima compriamo i giocatori che ci servono, poi aggiustiamo il bilancio. Non è che tu devi aggiustare il bilancio ogni giorno, l'importanza è che il bilancio venga aggiustato alla fine, quando viene fatto il rendiconto semestrale. Per cui tu potresti comprare i giocatori prima e poi vendere i giocatori in esubero per aggiustare il bilancio. Mi sembra che queste operazioni la Lazio le faccia solo in alcune circostanze, vedi Romagnoli, e non in altre, vedi l'operazione di Cancellieri. Insomma, io mi auguro che la Lazio in questi 4 giorni che restano alla fine della settimana riesca a chiudere almeno 2 operazioni in difesa. Gila sembra fatta, per cui una sarà Gila, ma l'altra deve essere o Romagnoli o Casale, perché ripeto, la Lazio deve chiudere per un difensore centrale, perché veramente dietro siamo messi malissimo. Discorso a parte per il portiere, perché come giustamente diceva qualcuno, Carnesecchi, che è l'obiettivo principale della Lazio, è infortunato, per cui se parte il primo giorno di ritiro o arriva al ritiro finito cambia poco, perché il giocatore non si potrà allenare con il resto del gruppo, anzi probabilmente anche se la Lazio lo acquistasse resterebbe a Roma a fare fisioterapia, per cui Cancellieri capite che non è una necessità immediata, perché tanto non potrà aggregarsi al gruppo, non potrà fare amichevoli. Ovvio che il secondo portiere diventa fondamentale a questo punto, perché Cancellieri sarà fuori, la Lazio deve mettere il secondo portiere. Il mio terrore è che il secondo portiere sarà Pepe Reina. Questa è la mia sensazione, visto che nelle ultime 2 settimane non sono usciti altri nomi. Questo ovviamente è il mio giudizio, poi vediamo se sarò smentito. Tu che ne dici invece scrivi nei commenti qui sotto, e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, clicca il bottone mi piace e condividilo con gli amici. Noi ci vediamo alle 6 con l'ultimo video di giornata. Forza Lazio!